ci presentiamo. Allora, io mi chiamo Massimiliano, con Mi chiamo Filippo, Filippo, piacere. ecco, con Filippo abbiamo creato una società, noi viviamo in Francia, cioè io ormai da 8 anni a Parigi, è una società di produzione multimediale, quindi ci stiamo specializzando sempre di più nella realtà virtuale e siamo venuti a Lucca, invitati appunto da Nicola, dal Luca Film Festival e da Paolo che ringraziamo insieme anche alla Fondazione San Micheletto per la loro accoglienza. Ecco, quindi siamo venuti per fare la masterclass, ma anche per girare in realtà un tour virtuale, una demo qui a Lucca che vi mostreremo, e quindi l'idea sarebbe anche quella poi di andare insieme. Non so se mi sentite bene? Più o meno. Pronto? Ecco. Dunque, l'idea sarebbe quella di andare poi insieme. Ok, quindi dicevo, l'idea sarebbe anche quella di andare insieme qui vicino a Piazza San Francesco, dove abbiamo girato una delle scene in questi giorni in VR, quindi a 360 gradi, per rivivere insieme a voi questa esperienza. Quindi tutti voi immagino abbiate uno smartphone, basterà dunque prendere un cardboard, uno di questi aggeggi qui di cartone, e inserirvi il telefono per insomma rivedere un po', immergersi nella piazza, ma ve lo spiegheremo un po' meglio poi dopo. Ecco, quindi. Dunque, cominciando un po' con una panoramica sulla VR, immagino che molti di voi sappiano già cosa sia la VR, la realtà virtuale, però vale sempre la pena, è sempre meglio, no, Filippo? Sì. Un po' rivedere insomma le linee generali, ecco, della VR, quali sono le differenze innanzitutto con la realtà aumentata, ad esempio, no? La realtà aumentata, comunque molti di voi avranno già sperimentato, avranno provato a installare delle app per smartphone, eccetera, consente di aggiungere uno strato di interattività, diciamo così, sull'ambiente circostante che si riprende con la videocamera integrata nello smartphone. Quindi si sovrappongono il layer, lo strato della realtà con un secondo strato, diciamo, di interattività. Ed è l'esempio che vedete sulla destra del tablet, scusate, o dei Google Glass, okay, che infatti funzionano proprio secondo questo principio. Mentre la realtà virtuale consiste cioè, utilizzare uno strumento di questo tipo, che si chiama headset, che non è altro che un visore, cioè un occhiale particolare, che permette di immergersi, di entrare proprio dentro l'immagine, dentro quel mondo, no? Quell'universo, e quindi non ha importanza trovarsi in quel luogo in cui si cercano, cioè, delle informazioni aggiuntive che vengono presentate, appunto, come si diceva, attraverso un secondo layer di interattività, ma la si può vivere questa esperienza un po' dovunque, dovunque ci si trova, a casa propria, se ad esempio si vuole visitare una città o un posto dove non si è mai stati. Da non confondere sempre la realtà virtuale, la realtà aumentata con la 3D, che infatti è una forma di cinema semplicemente in rilievo, quindi che conoscete benissimo perché sicuramente avete già visto questi occhialetti colorati che vedete in basso a destra. Quindi esistono due tipi di visori di realtà virtuale, quindi il primo, quello diciamo che, di cui si sente più parlare, sono gli headset con il display integrato, l'Oculus Rift in particolare, ma anche l'HTC Vive o adesso sta per uscire la PlayStation con un casco di questo tipo, appunto. La particolarità di questi strumenti, di questi dispositivi, sta proprio nel fatto che, in poche parole, hanno tutto all'interno, no? Cioè vanno solo collegati al PC, al computer, e quindi si può giocare o vedere un film senza l'utilizzo, diciamo, di altri strumenti. Invece il cardboard, che è quello che useremo noi, non è altro che un accessorio come questo di plastica o di cartone, in cui va inserito lo smartphone, e grazie a delle app che si possono scaricare, funziona proprio come un headset di fatto. Diciamo che la differenza è che diciamo che lo smartphone sfrutta o l'accelerometro o il giroscopio del telefono per rilevare i movimenti della testa. Quindi
Quindi in poche parole, se guardate in alto a sinistra, a destra, fate il giro, lui capisce come vi orientate e quindi inquadrate una porzione dello spazio, della sfera, di una sfera. Dunque, le applicazioni oggi esistenti sono applicazioni che vanno appunto dai semplici video che si possono vedere su YouTube. Ad esempio, oggi l'applicazione YouTube permette di vedere attraverso con il proprio smartphone direttamente dei video immersivi di questo tipo. Quindi basta aver scaricato l'app sul proprio cellulare e collegarsi al canale YouTube dedicato per vedere questi filmati. Ha quindi applicazioni più specifiche, interattive, quindi anche didattiche, appunto, no? Oggi il nostro intervento dovrebbe, appunto, insomma, incentrato soprattutto su queste questioni più didattiche, e ad applicazioni anche giochi, eccetera. Quindi diciamo che sono un po' queste le principali categorie. Oggi esistono sempre più distributori di contenuti di questo tipo, quindi si comincia a produrre, questo è un po' l'anno 2016 del grande boom della realtà virtuale, in realtà. E quindi comunque si cominciano a produrre dei video, ma anche ad uso, cioè, come si dice, anche amatoriali, cioè nel senso che, come vedremo poi, non è così difficile in realtà creare un video di questo tipo. Quindi è quello che abbiamo fatto noi, venendo a Lucca, e girando questo promo, diciamo, che vi mostreremo, che andremo a vedere, ma ne approfitto subito già per farvi vedere un po' a cosa assomiglia tutto ciò, perché in realtà la VR la si può vedere o col casco o anche direttamente con il proprio navigatore web, col browser. Quindi diciamo che progetti di questo tipo possono avere una diffusione sia attraverso l'App Store, sia attraverso altri canali di distribuzione, videogame, eccetera, ma anche attraverso semplicemente il web. Quindi si creano dei siti web in poche parole. Cioè, quindi siti in cui, scusa, Sì, bravo, non vedo ah, tutto. ecco, infatti, non so se vedete, se vedete tutta l'immagine, purtroppo, sì, quindi, sai che farei? Aspetta, me lo riporto di qua. Scusate, piccolo imprevisto. E proviamo. Fin qui avete domande? Qualcuno ha delle domande? Avete capito? So, in generale, più o meno come funziona. Ecco, adesso, in teoria dovrebbe funzionare. No, è un po' piccola. Comunque, proviamo lo stesso così. Wow, diciamo che è un po' piccola, scusate. Comunque, ecco, va bene. Abbiamo realizzato questo video, quindi come potete vedere è un video che si può navigare a 360 gradi. Qui io non sto facendo altro che usare o il mouse o le frecce della tastiera per muovermi. Chiaramente col casco invece basta muovere la testa, diciamo, no? Per rivedere esattamente la stessa cosa. Quindi qua. Allora, con una videocamera particolare che vi mostrerò. Sì? Bravo, esattamente, giusto. Prima, insomma, esistevano già varie tecniche di fotografia che permettevano di riprodurre ambienti dello stesso tipo, così, a 360, adesso invece si fa col video, semplicemente.
Assolutamente sì, infatti vi mostreremo poi degli esempi. Cominciamo, diciamo, da queste prime scene di passeggiata della nostra guida Paola, scusate, che ci ha accompagnato in questo lungo giro dentro le mura di Lucca, che tra l'altro dovrebbe essere qui presente in sala, che approfittiamo per ringraziare per la sua professionalità. Quindi Paola, che passa un po' dovunque in queste scene iniziali, comincerà poi a raccontarci un po' di cose su Lucca, diciamo. Quindi lei che ci fa da guida, ma si possono aggiungere, immaginate, anche dei layer. E quindi, ecco, un'altra caratteristica, quindi in questo caso lo stiamo vedendo, come dicevo, su browser, perché? Perché si prestano molto questi progetti anche a una diffusione web classica, ma possiamo attivare la funzione stereoscopica, che è questa, che in poche parole, aspettate, scusate, ecco, ci consente di raddoppiare l'immagine. E quindi a questo punto, se avessimo collegato un Oculus, ad esempio, vedremmo l'immagine come se ci fossimo dal vivo, cioè immersi Buongiorno, benvenuti a completamente in questo Lucca. ambiente. Io mi chiamo Paola e sono una guida turistica ed ho il piacere di accogliervi nella mia città e di portarvi alla scoperta delle chiese più importanti, dei monumenti e delle piazze più famose È che hanno reso completamente naturale. Lucca così conosciuta. Cioè, il fatto che l'immagine sia sdoppiata dipende Torniamo dal fatto che, quindi appunto, alla porta cioè medievale, il nostro quella che era cervello, che battezzata la chiaramente cinta murale riassocia, ma medievale, dipende risale poi fino anche al dal tipo di passato casco e che si sporge usa. di fronte a noi Questa è anche un una visione, ad fossato esempio, per dove una Gear, durante il credo, una Medioevo, Samsung fino al Gear, quella Rinascimento, che gli artigiani della seta usavano sciacquare vedete. Quindi, i ecco Paola panni, che ci racconta un appunto. po' di questa sua Proseguiamo quindi esperienza. questo viaggio alla scoperta dei tesori di Lucca e accediamo attraverso questa porta percorrendo la strada romana. Ecco, quindi poi entriamo nella città di Lucca attraverso la porta Santa Lucia, giusto? Partiamo da Piazza Napoleone, o Poi comunemente invece, chiamata dai tornando, lucchesi, Piazza ecco, Grande, per vediamo il che ci fatto siamo che fatti qui anche un fino bel giretto in all'inizio carrozza. dell'Ottocento esisteva una grande chiesa Sì. intitolata San Pietro, Quindi, che era insomma, chiamata la questo chiesa di diciamo San che Pietro potremmo Maggiore, apprezzarlo che meglio serviva questo da giro chiesa poi anche principale per i vedendolo consigli degli direttamente col anziani che cardboard, si riuniva ciascuno col qui al proprio palazzo smartphone. ducale. La chiesa fu distrutta agli inizi Quindi, dell'Ottocento per tornando volere di alla Elisa Bacciocchi, presentazione, sorella di Napoleone, che voleva avere di fronte alle sue finestre possiamo anche una aggiungere piazza di Gesù modestamente francese. che è Per veramente questo. un'anteprima, che è la prima volta che si girano delle sequenze di questo tipo, in questa città e anche altrove. Cioè, vedere questi movimenti su un mezzo come la carrozza è anche una cosa abbastanza nuova e in certi aspetti è anche difficile da gestire tecnicamente. Quindi è stato un piacere anche testare questi aspetti. Sì, è vero, è giusto. Noi che veniamo appunto da Parigi, in realtà lì in Francia si stanno sperimentando un sacco di questi format. Ad esempio, l'emittente TV Arte ha investito proprio nella creazione di una piattaforma web dedicata che consente appunto, diciamo, di vedere dei filmati anche come ad esempio la visita del Château de Fontainebleau, o insomma altre visite guidate di questo tipo, ma poi si vedono anche altri format come videoclip, o anche, diciamo, progetti più educational, appunto, come quelli che vi mostreremo. Quindi diciamo che è un po' una tendenza che si sta generalizzando anche a livello mondiale, e che in Francia abbiamo un po' la fortuna di avere un punto di vista abbastanza privilegiato su quello che succede in giro, perché insomma c'è proprio una scena diciamo, dedicata un po' a questi nuovi fenomeni. Quindi, tornando alla nostra presentazione, ecco, che vedete bene? Sì? Ok. Come funziona l'immersione a 360 gradi? In realtà cioè, ve l'ho già spiegato. In poche parole, basta girare il capo per orientarsi in questo ambiente. L'immagine è stereoscopica e quindi, come avrete visto sicuramente la notizia di qualche giorno fa di Mark Zuckerberg, che andava in giro a Barcellona a presentare un po' queste ultime tendenze della VR, immagine tra l'altro questa che ha fatto un po' polemica, anche perché insomma sembra quasi uno scenario fantascientifico apocalittico, no? Questo delle gente che li mossa tutti, Demagogico, boh. sì.
però ecco, insomma, si dice che il futuro dei social media sta nella realtà virtuale. Infatti è anche un po', diciamo, diventato ormai quasi il nuovo selfie, cioè quello che si può condividere su Facebook, va bene? Quindi in realtà virtuale a 360 gradi video, grazie anche a degli aggeggi come questa piccola videocamera che è uscita 2 giorni fa, appunto, prodotta dalla Samsung, si chiama Gear 360, che diventerà di uso, diciamo, quotidiano per tanta gente, ed è in effetti uno dei primi modelli che consentirà, diciamo, una democratizzazione anche, no? Di questo tipo di tecnologie. Ecco, dunque, dopo questa prima panoramica sulla VR in generale, insomma, come funziona, eccetera, passerei la parola a Filippo, che invece ci spiegherà, ci parlerà più di didattica. Sì, quindi vi propongo di ripercorrere certi aspetti centrali della VR che possono essere interessanti per la didattica e anche cioè, capire bene in cosa consiste a livello concettuale. Quindi, cominciando con un esempio di un contenuto in realtà virtuale che è abbastanza impressionante e fatto bene per stuzzicarvi un po', che è una ricostruzione di un quadro abbastanza famoso di Dalì. E, se possiamo far partire il video, è tutto sommato il viaggio interno all'interno di un quadro che così ci permette di rivisitare il quadro, la pittura, secondo degli angoli e punti di vista mai visti prima. Sarebbe piaciuto sicuramente anche a Salvatore Dalì. Questo qui nella presentazione in video, però nell'applicazione è l'utente stesso che gestisce i movimenti. È interessante perché è un esempio di una produzione in image 3D, animazione, che richiede comunque un certo livello di produzione. Ma ci sono altri esempi di questo tipo da venire. Sono sicuro che il Louvre e altri musei importanti contribuiscono anche a quel tipo di produzione. Quindi, cioè, quali sono gli aspetti centrali della realtà virtuale? Perché è interessante per la didattica? Abbiamo messo il titolo: è una immersione senza distrazione, che è importante perché oggi è una problematica inizialmente è anche la durata dell'attenzione, che ha spesso certi limiti, e secondo degli studi, si dice che in contesti, diciamo, ludici o in contesti di simulazione, questa durata dell'attenzione dura di più. E, un altro fatto importante è proprio portando un casco, siamo immersi e è più difficile essere distratti perché la visione è bloccata e non possiamo consultare altri mezzi allo stesso tempo, non possiamo guardare Facebook sul cellulare o la televisione allo stesso tempo. Questo è un vantaggio importante. Poi a noi piace sempre sottolineare che è anche un'esperienza attiva. Il fatto di navigare oppure di guardarsi intorno col casco è già un'attività che aumenta la durata dell'attenzione e che ci coinvolge di più. Questo coinvolgimento che è importante per la didattica e anche per il mondo della pubblicità. Cioè la parola chiave famosa è l'engagement dell'attention span.
possiamo passare alla prossima slide, e non dimenticare che quando siamo attivi così è anche il corpo che reagisce. Se ci guardiamo intorno o se guardiamo in basso o in alto, la percezione cambia. Se per esempio ci fosse un piano, una sequenza con una struttura, una creatura che ci spaventa, tipo un mostro o un dinosauro che vedremo dopo, cioè, fa più impressione alzare la testa e vedere che è veramente più grande di noi, mentre quando siamo piazzati in una seggiolina per guardare un contenuto davanti a uno schermo normale, l'effetto non è così fisico. Questo è l'esempio del dinosauro di cui parlavo prima, che è uscito qualche giorno fa. Il famoso scienziato britannico Richard Attenborough, che fa un viaggio nel tempo con noi per visitare un dinosauro ricreato grazie all'immagine dell'animazione. Ordinary group of animals that have ever appeared on this planet. Sono io che muovo, che faccio girare. And that it could reach up to the top of a five-story building. We can see for ourselves. Shall we? Quindi ecco, sì, posso aggiungere una piccola osservazione, proprio come ritrovarsi in un luogo altrimenti impossibile, no? Cioè, nel senso, dal vivo, come quasi che, cioè, ci trovassimo di fronte il dinosauro. In realtà è proprio questo l'effetto che dà quando lo si vede col casco, quindi è abbastanza suggestiva come esperienza. Dà un altro senso delle proporzioni, delle dimensioni, delle cose. Sì. Quindi c'è spesso questa retorica che la realtà virtuale è un pericolo perché ci sta isolando, portiamo il casco e stiamo chiudendo col mondo, ma non deve essere per forza così. A Parigi, per esempio, ci stanno già nascendo delle proiezioni di contenuti in VR, sono delle vere séance. La gente arriva nella sala, tutti ci mettiamo i caschi e guardiamo un contenuto insieme, e all'uscita se ne parla. E poi esistono anche delle applicazioni che ci permettono di ritrovarci insieme agli amici, ai colleghi, in un ambiente virtuale per vedere altri contenuti in VR insieme. C'è anche questa dimensione sociale e collettiva che, applicata alla didattica, può anche dire che potremmo visionare certi contenuti con altri gruppi, con altri studenti in altre città e in altri paesi. Ok, allora, andando un po' velocemente, grazie Filippo, quindi è vero che se esistono anche altre possibilità di interattività, di interazione anche a distanza con la VR, quindi non bisogna spaventarsi, cioè l'idea che tutti rimarremo isolati. 10 anni fa nessuno avrebbe pensato che tutti oggi noi avremmo in tasca uno smartphone, nessuno ci avrebbe scommesso, anzi erano tanti quelli che proprio vedevano, insomma, come il diavolo, no? Cioè questa invenzione, in realtà, ed è quello esattamente che accadrà nei prossimi 10 anni con la realtà virtuale, cioè questo secondo le previsioni e secondo gli investimenti che vengono fatti, perché si tratta pur sempre di un'economia, diciamo che questo è un po' uno sviluppo inarrestabile. Vabbè, quindi tornando alla VR, a come si produce un'immagine VR, poi senza appunto voler andare troppo in dettagli più tecnici, se qualcuno di voi fosse interessato, poi magari dopo ci rivediamo e possiamo guardare bene insieme, gli spiegherei con molto piacere come funziona, però diciamo che molto semplicemente, molto sinteticamente, scusate, si tratta di una sfera, cioè un po' come un mappamondo, no? La sfera, quindi vediamo il pianeta Terra, che a un certo punto dobbiamo riprodurre come immagine
rettangolare. Quindi cosa succede? Succede che questa immagine è tutta deformata, no? Cioè come proprio quando si vede un mappamondo che non tutti i continenti rispettano esattamente tutte le proporzioni della scala, eccetera, perché le diverse latitudini e longitudini, diciamo che la deformazione ottica, cioè la deformazione tout court, diciamo, cambia. In questo caso si tratta appunto di una deformazione ottica che viene riprodotta attraverso una videocamera, scusate, che può avere più ottiche, appunto, cioè più occhi, diciamo. La soluzione, quindi quella più semplice, più classica, andando avanti veloce, famosa, conosciuta, è il Rig GoPro, quindi di 6 camere GoPro montate tutte insieme su un kit di questo tipo, come quello che vedete a destra, che in poche parole riprende tutto l'ambiente e poi attraverso un'operazione che si chiama stitching, cucitura, cioè in inglese, viene ricomposta in un'unica immagine, un po' come vedete qua. Quindi esistono dei software specifici che permettono di riaggiustare e allineare le varie porzioni dello spazio per crearne una immagine equirettangolare, come si dice, quindi che cioè, consiste in una sfera, cioè messa, cioè, come si può dire, una sfera, aiutatevi, aperta in un rettangolo. Sì, insomma, spero di essere stato chiaro. Scusate, quindi andando avanti veloce. Qui vediamo infatti un rig, invece una soluzione a 3 camere, quindi questo è il tipo di lavoro di montaggio, cioè di post-produzione necessaria quando si usano invece 3 camere. Infatti vediamo una, due, tre porzioni che poi appunto compongono un'immagine sticciata, quindi equirettangolare come questa qui. Il punto di vista dello spettatore invece qual è? Il punto di vista dello spettatore chiaramente non è quello dell'immagine completa, che ci mancherebbe, sembrerebbe strana un'immagine di questo tipo, no? È solo la porzione di spazio che decide lui di inquadrare in quel momento, quindi muovendosi col capo, la destra, diciamo che può guardare in questo caso solo la chiesa di San Michele, giusto? E andando avanti, quindi poi passiamo al montaggio, quindi poi diciamo che il montaggio invece viene fatto normalmente su un software qualsiasi di montaggio da Final Cut, Avid, Premiere, eccetera. Come se si trattasse di un film, quindi le inquadrature si montano come le vedete qui, nella loro versione equirettangolare, quindi sono alla fine dei video, classici video, che vengono poi ricomposti in sfera dal player. Quindi il formato del file è quello di un video, cioè compresso in H.264, eccetera, però è quello di un video. Esistono poi varie possibilità di spazializzazione del montaggio, cioè in che senso? Che sempre di più ci si interroga su come creare una storia con dei film in VR, per esempio, come orientare lo sguardo dello spettatore, perché a un certo punto sta bene che lui possa guardarsi intorno liberamente e tutto quanto, però che potrebbe anche annoiarsi presto se non cerchiamo di spingere una storia, una narrazione verso una direzione piuttosto che verso un'altra, no? Cioè, in questo caso parliamo proprio di come si possa ricreare una grammatica cinematografica, quindi un nuovo linguaggio nella VR. Ma questo è tutto un altro. In realtà esistono varie possibilità, ma si va sempre di più verso soluzioni che vengono, diciamo, programmate sul player. In che senso? Nel senso che attraverso i software di montaggio ci sono dei limiti dovuti al fatto che comunque possiamo riorientare lo sguardo. Però che se a un certo, cioè, mettiamo caso lo spettatore guardi in alto a sinistra o in alto a destra, ciò che accade nell'inquadratura seguente dipenderà dal caso. Invece, grazie a una programmazione che si può fare informatica sul player, lo riorientiamo e sul cut, cioè proprio sul cambiamento di inquadratura, poco importa, cioè non ha importanza se stesse guardando il dinosauro piuttosto che l'albero, lo riorienteremo, quindi rifocalizzeremo il suo sguardo verso un dettaglio, verso il protagonista o verso l'azione che ci interessa. Quindi questo parlando di interattività, e infatti come vi dicevo, cioè per rispondere prima, che si va sempre di più anche verso la creazione di progetti interattivi, nel senso di esperienze in cui alla fine si è veramente attivi, quindi si possono attivare vari percorsi. Immaginiamo un film o un videogame in cui la storia dipende da ciò che sto guardando. Cioè, se stavo guardando la protagonista piuttosto che il protagonista, la sequenza successiva, scusate, cambierà. Quindi cambierà anche la storia, cambierà tutto, diciamo. Quindi questo si fa in che modo?
attraverso una programmazione di nuovo di azioni sul player che attivano in certi casi delle zone, quindi sono o delle zone o dei tasti o dei point of interest, eccetera, dove che in poche parole vengono attivati al gaze, che è una funzione, il gaze dello sguardo, cioè quello che io sto puntando. L'Oculus, ad esempio, riconosce proprio la posizione dell'iride, vede che io sto guardando quel tasto, sto guardando quello, sai? E ciò mi consente di attivare e di interagire in questo modo. Vediamo un esempio velocemente, giusto per chiudere, quindi questa presentazione più, diciamo, una panoramica sulla VR oggi, di un progetto che non è altro che una visita, anzi, aspetta, scusa, facciamo vedere piuttosto questo della scuola in Polonia, dove qui lo vediamo sul browser, ma potremmo immaginare esattamente la stessa cosa in applicazione mobile. Il fatto che vi mostriamo questa dipende dal fatto che semplicemente l'immagine del mobile non potevo averla sul proiettore, avercela così. Ok, allora, se parte, faccio vedere che... qui, ok, siamo sempre all'interno di un ambiente immersivo, una sfera, e ci sono delle frecce, quindi cliccando sulle frecce passo da un ambiente all'altro. Boh, esattamente quello che si faceva già da parecchi anni fa con le foto, però oggi si può fare anche con i video. Quindi qua abbiamo le bacheche che sono attive, eccetera, eccetera. Il resto ve lo lascio immaginare, comunque penso che sia già abbastanza... chiaro, insomma. Quindi, uno dei progetti, quindi qui ripassando la parola a Filippo, più interessanti è proprio in questo senso. Possibilità, abbiamo parlato prima della possibilità della VR di portarci a luoghi e spazi finora non accessibili per noi. È interessante questa iniziativa di Google che sta creando praticamente un database di escursioni, e questo è un concetto, cioè il field trip e l'escursione per portarci a monumenti storici in altri paesi, e così permettendo al professore di fare questo viaggio insieme ai studenti della classe. E praticamente anche il nostro contenuto che abbiamo girato qui in sito a Lucca è rientra in questa logica cercata da quella di Google. Esatto. E anche Google, quindi con questo programma Google Expedition, va nella direzione di una interattività, cioè un po' quindi, sperimentale, nel senso che oggi il player di YouTube consente solo di pubblicare video immersivi a 360 gradi, ma senza altre forme di interattività. Cioè, se io volessi creare un'applicazione, un'app o un sito web, eccetera, con dei point of interest, eccetera, un po' come si vedeva prima, dovrei farlo sul mio sito, ma su YouTube non potrei pubblicarlo, né su Facebook, che comunque già supporta i video immersivi, per il semplice fatto che stiamo ancora un po' sperimentando. Cioè, questa è una fase in cui ancora non esistono standard di compatibilità, quindi diciamo che in questo senso, visto che stiamo, che si lavora con... diciamo, linguaggi del web, per chi appunto insomma fosse del mestiere, non ci sono plugin, si fa tutto direttamente in HTML5 e in JavaScript, quindi alla fine i test di compatibilità possono porre a volte dei problemi, però è solo questione di tempo, ecco, cioè, come tutte le novità. Ecco, quindi Google Expedition, scusa, per finire quindi con quest'ultimo esempio, sì, rientra in questa logica dell'escursione. Questo è un esempio di Buckingham Palace. Di Buckingham Palace. E quindi anche qui possiamo rivedere così a 360 gradi, togliendo la pubblicità. Ecco. Eccola. E quindi questo è quanto. Abbiamo fatto il giro, tornando quindi al nostro tour, vi proponiamo un piccolo esercizio pratico,
se per coloro di, loro, di voi che fossero più motivati, cioè che consiste semplicemente nell'andare a Piazza San Francesco a vedere, o meglio a rivedere, una performance di Peter Greenaway, scusate, che due anni fa, nel 2013, proiettò sulla facciata di piazza della chiesa di San Francesco, appunto, scusate, una sua performance che noi abbiamo rimontato proprio sulla stessa facciata in post-produzione, dopo averla appunto ripresa in video. Quindi diciamo che potremmo tornarci insieme. Trattandosi di realtà virtuale, potremmo farlo anche qui, in realtà non servirebbe spostarci perché vedreste la stessa cosa, però è forse più suggestivo, togliendosi poi il casco, di vedersi veramente la facciata o la piazza davanti. Quindi ecco, ve lo faccio vedere per coloro che effettivamente magari hanno voglia anche di seguire le altre conferenze o comunque. Ma veramente la parte più interessante, non vogliono spostarsi, sì. Perché è bello parlare di realtà virtuale, però alla fine c'è, cioè, chi non ci ha provato, non è sensibile alla potenza di quel nuovo medium. Quindi esatto, ve la faccio vedere, eh? Eccola qua. In realtà, con un piccolo effetto, diciamo, di post-produzione, adesso ho un problema su questo col proiettore, purtroppo. Non so se riuscirò a mostrarvi bene. Comunque, diciamo che qui è in pausa, ma vabbè, con un piccolo effetto di costruzione, diciamo, siamo andati a notte, abbiamo spento le luci, diciamo così, della città, e ci abbiamo appiccicato sulla facciata la stessa performance di Greenaway. Cioè, si tratta anche qui di un esempio di interattività, diciamo così, un po' sperimentale. Quindi qui è in pausa, mi dispiace perché non riesco ad accedere ai tasti del player che stanno in basso, diciamo, del browser, ma che non vedo. Però che appunto questa performance, l'idea potrebbe essere quella che un visitatore della piazza possa attivarla premendo un tasto o guardando la facciata, ecco. E quindi anche un modo per, diciamo, rivivere o diciamo visitare dei luoghi, rivivere degli eventi che vi sono stati organizzati, o, insomma, per esplorare lo spazio in generale. Ecco, non so se tra di voi ci sono persone che hanno già avuto un po' esperienze di questo tipo, hanno già avuto a che fare un po' con la produzione anche di contenuti di questo tipo, o cosa ne pensate velocemente, se qualcuno ha delle domande o delle osservazioni, prima di spostarci. Esatto, ecco, in realtà noi stessi per preparare un po', diciamo, questa presentazione abbiamo avuto parecchia difficoltà a trovare degli esempi esistenti di applicazioni didattiche in VR. Ciò non significa che non verranno fatti, insomma, un po' siamo all'anno zero, come dicevi giustamente, e oggi, insomma, le tecnologie che diventano sempre più accessibili, come questa videocamera ad esempio, che è una Ricoh Theta S, cioè che è anche abbastanza accessibile, abbordabile, chiunque teoricamente può effettivamente cominciare a produrre contenuti di questo tipo. Per cui, come vi dicevo, è anche uscita adesso la Samsung Gear 360, e penso che si democratizzerà sempre di più anche come selfie. Cioè, questa camera in realtà è un po' un gadget, cioè una camera un po' amatoriale, però con una buona risoluzione, che permette, cioè, se guardate sul sito della Ricoh, viene pubblicizzata proprio così, come il nuovo selfie, per i ricordi, mantenere del compleanno, delle uscite con gli amici. Quindi diciamo che si sta passando abbastanza velocemente da una fase di sperimentazione pura, in cui vediamo attori anche come Google, che investe molto nel programma Expedition, quindi ha il selfie postato su Facebook che chiunque può condividere con gli amici. Quindi penso che sia questione di mesi in realtà, più che di anni.